Buonasera, bentornati a Contropiede, nuova puntata per parlare chiaramente di questa goleada di ieri del Francoscoglio, 4-4 del Messina. Quanto rammarico per quel che poteva essere, non è stato. Si interrompe la serie di vittorie consecutive in casa per la formazione di Modica, che onestamente deve prendersela soltanto con se stessa per quello che è accaduto nel concitato finale negli ultimi 5 minuti. Pensate, lo dico a beneficio di quanti magari fossero stati distratti nel fine settimana, al 90esimo il Messina vinceva per 4-2 e poi è andata come vi dicevamo. Ma visto che comunque siamo agli sgoccioli di questa stagione, stasera parleremo di tanto altro per quanto riguarda le dinamiche interne al Messina, ovviamente il futuro di Modica. Sabato c'è stato un incontro, pare positivo, ma vi anticipo subito, ancora di acqua ne deve passare sotto i ponti. E poi stasera vogliamo soprattutto accendere i riflettori sulla questione stadi, perché c'è stata sta storia tragicomica delle docce fredde per tutta la settimana, che è un po' la cartina di tornasole di una situazione che rischia di diventare esplosiva. Abbiamo alcuni documenti anche esclusivi, vi faremo vedere, non vi perdete la parte centrale della trasmissione perché proveremo appunto a chiarirvi le idee. E poi, insomma, tanto altro, l'eccellenza con una cartolina oggi dedicata soprattutto al Camaro, sia perché è un passo dalla conquista dei playoff, sia perché tra una settimana comincia una tappa molto importante nella storia di questa società, vale a dire il percorso di ristrutturazione dello storico impianto di Bisconte Marullo. Gli ospiti di stasera: Antonio Billè, bentornato, al collega di Messina del Pallone. Ciao, ciao Antonio. Pietro, buonasera a tutti. L'ex allenatore del Messina Gaetano Catalano, buonasera mister. Ciao, grazie Pietro, buonasera. Per esserci venuto nuovamente a trovare qui in studio. Poi appunto il presidente del Camaro, Antonio D'Arrigo. Ciao Antonio, benvenuto. Buonasera. Per grazie. Te la tua prima ospitata. Stasera non c'è Alice Cucinotta, piccolo problema di salute, tornerà con noi la prossima settimana. Come al solito avete la possibilità di inviarci comunque dei messaggi via WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione, interagirete con noi, ma vi invito soprattutto a partecipare al sondaggio che Messina del Pallone e Corner Messina hanno lanciato da stamattina e che riguarda proprio l'argomento impianti sportivi, l'argomento stadio. Vi chiediamo, questione stadio, di chi le maggiori responsabilità? Del comune, che non è reattiva alle reiterate istanze del Messina, o della società, che al di là delle colpe di Palazzo Zanca non può costringere la squadra a disagi per problemi di ordinaria amministrazione? C'è un boxino in entrambi i siti nella home page e potete dire la vostra, poi alla fine della trasmissione vedremo qual è il sentiment. Il focus di questa settimana di Contropiede è dedicata al basket femminile, a una società storica della pallacanestro messinese che ha fatto vivere momenti magici a migliaia di sportivi. Parliamo della PCR. Avete capito subito perché c'è Cristina Correnti a sinistra, allora capitano di quella squadra che ha sfiorato lo scudetto, oggi come ti definiamo? Deus ex machina, no? di questa società, insieme ai ragazzi di varie formazioni della PCR. Veramente ci fa piacere stasera parlarne perché è stato un momento bellissimo quello della storia dello sport messinese e ci piace riviverlo oltre che parlare di quello che oggi la PCR soprattutto a livello giovanile fa. Presentazioni finite, partiamo con le immagini, vediamo questi 8 gol di Messina Palmese. Il Messina vuole ritrovare la vittoria dopo il pari a reti bianche sul campo dell'Ebolitana e torna al Francoscoglio per ospitare la Palmese. Il tecnico Modica deve fare i conti con la pesante assenza di Elia e decide di inserire qualche novità. Meo tra i pali, Bruno Inzudin sugli esterni con Bucca titolare al fianco di Manetta, Miorini, Boss e Lavrendi in mezzo, ancora Mascari avanti, Corragosta e Rosafio. Ed è proprio quest'ultimo a creare la prima occasione del match, quando dai 40 metri fa partire una conclusione larga di poco. I neroverdi rispondono dopo un minuto esatto. Trentinella mette in mezzo per Langua che spreca mandando alto. I primi 10 minuti passano senza altre emozioni e con l'unico scotto dell'ammonizione ricevuto al decimo da Manetta che, diffidato, salterà la trasferta di San Cataldo. Al 14esimo nuovo tentativo del Messina, stavolta con il tiro dal limite di Ragosta poco preciso. Al 29esimo però un'ingenuità di Inzudin permette a Molinaro di presentarsi di fronte a Meo e il classe 2000 non può nulla contro la freddezza del calciatore avversario che sigla la rete dello 0-1. Archiviato lo svantaggio, l'11 di Modica si fa vivo al 33esimo con il tiro cross di Rosafio respinto da Capone, ma al 40esimo capitola ancora. Cross di Molinaro per Gagliardi che al volo batte Meo e firma il raddoppio.
Proprio quando il primo tempo sta per scadere, Migliorini riapre il match sfruttando al meglio la sponda di Mascari e accorciando il parziale. All'intervallo Messina sotto per 1-2. Nella ripresa Bucca lascia il posto a Cozzolino e proprio su un traversone del neo entrato è Mascari a siglare la sua settima marcatura stagionale, pareggiando i conti. Poco prima, altra ammonizione pesante per il Messina, stavolta ai danni di Bruno, anche lui diffidato come Manetta e anche lui assente a San Cataldo. Modica cambia ancora al 13° con Cocuzza a rilevare Ragosta. Passano appena 4 minuti e proprio Cocuzza firma dal dischetto il gol del sorpasso, trasformando il penalty guadagnato da Mascari, abbattuto in area da Castro. Rimonta completata per il Messina che non si ferma, ma al 26° rischia quando gli ospiti protestano per un presunto fallo di Inzudin in area ai danni di Molinaro. L'arbitro però lascia correre. La gara si infiamma e dopo un colpo di testa alto di Cucinotti, Meo è decisivo al 32° nel chiudere lo specchio in uscita a Molinaro, subendo anche fallo. Al 39° ancora il portiere dei padroni di casa protagonista nel deviare in angolo sul tiro potente di Vitale. Nel momento migliore degli ospiti però il Messina trova il poker. Rosafio ruba palla a centrocampo, si invola e salta anche il portiere prima di firmare la quarta rete del Messina. La gara sembra chiusa, ma non è così, perché in pieno recupero si scatena Vitale. Nel secondo minuto, assegnato dal direttore di gara, è proprio lui ad accorciare il parziale per poi ripetersi addirittura al 50°, quando di testa su corner batte nuovamente Meo per il definitivo 4-4. Grande rammarico in casa Messina per una vittoria sfuggita a un passo dal triplice fischio finale. Domenica prossima la squadra di Modica farà visita alla San Cataldese. Voglio partire dall'allenatore, da Gaetano Catalano, per capire che cosa è accaduto negli spogliatoi, nello spogliatoio del Messina, dopo questi due gol rimediati in 5 minuti. Cioè, fossi stato tu il trainer giallorosso, aprivi la porta dello spogliatoio e li prendevi a calci, no? No, bisogna vedere un attimo, bisogna capire. Penso cosa che bisogna vedere? Due gol in 4 minuti e mezzo? Ma sai, sono episodi, eh? Tutto può succedere, è successo anche in Coppa Campioni. E secondo me è stato la tensione... si è abbassato un po', visto che il risultato di 4-2 pensavano che di portare a casa il risultato, invece alla fine in 5 minuti è successo quello che nel calcio succede tante volte. Il paradosso, Antonio, è che questa squadra non ha avuto mai cali di tensione, proprio mai. No, ma soprattutto riguardando le immagini, queste sensazioni di ieri, si è ricascato in quegli errori che avevano, quegli errori difensivi che avevano caratterizzato la parte centrale dell'esperienza di Modica a Messina. Il gol subito alla fine sul calcio da fermo non si vedeva da diverse settimane. Ci sono tanti buchi difensivi nel primo tempo, e un po' il dover anche cambiare, e anche il solito discorso della coperta che è troppo corta, cioè manca lì a Bruno, torna a fare il suo ruolo, che terzino. È quello di terzino, ma va a scoprire una parte centrale del campo in cui lui ormai si trova a suo agio e dà anche riferimenti importanti ai compagni. Bucca, sostituito poi nell'intervallo, purtroppo continua a palesare qualche difficoltà di troppo. Tra l'altro non giocava anche da tanto, è stato fuori per infortunio per diverse settimane. E poi sì, c'è la giostra, i 4 gol segnati praticamente in 18 minuti, se non sbaglio, tra il gol di Migliorini allo scadere, che è un grande merito. Però, e qui poi andiamo ad aprire anche il tema del quale parleremo durante la trasmissione, questo può servire a vincere un campionato? Punto di domanda. Traducimelo meglio. Un allenatore che fa 5 gol alla Gelbison, o meglio, la squadra di un allenatore che fa 5 gol alla Gelbison, che ne fa 3 alla Cittanovese, che fa grande calcio Champagne, che però in 6 partite consecutive fuori casa non ha fatto un gol, che ne fa 4 in casa alla Palmese, ma comunque non vince perché ne prende altrettanti, non so fino a che punto possa essere adatto e adeguato a una squadra che deve vincere il prossimo campionato. Volevo sentire il presidente su questo, il presidente del Camaro. La riflessione è normale, ci sta, noi siamo abbondantemente pro Modica e chi ci segue lo sa benissimo, però la considerazione ci sta.
Sicuramente, però al 90esimo vinci 4-2, subisci due gol nei minuti di recupero, con una squadra che comunque oggi c'è anche da dire che non ha molte motivazioni, e quindi anche questo secondo me ha impattato. E poi su quello che sarà il futuro, mister Catalano ce lo può dire. Comunque Motica è arrivato a una squadra che era già costruita, non ha potuto fare realmente quello che voleva, però i numeri dicono, non sembrano siano andati così male, anzi è arrivato in una situazione catastrofica e ha riportato comunque degli ottimi risultati. Una squadra che non è stata costruita comunque da lui. Da lui e per lui. Della partita chiaramente vogliamo parlare molto poco perché siamo agli sgoccioli di questo campionato, i temi da affrontare sono altri, però abbiamo messo da parte la Moviola, nonostante i casi che hanno visto protagonista il direttore di gara sono svariati. Però volevo con Gaetano Catalano tornare sui due gol subiti negli ultimi 5 minuti, perché sono delle ingenuità che forse vanno anche oltre la mancanza di tensione che inevitabilmente è venuta meno. C'è chi per esempio se l'è presa col portiere Meo, per il quale festeggiamo la convocazione in nazionale, siamo molto felici che questo ragazzo meritatamente abbia tagliato il primo traguardo importante della sua carriera con appunto la prima maglia azzurra, sia pur di Serie D. Meo che aveva fatto degli interventi nella parte precedente della partita veramente importanti. E poi fa male quella rete presa su palla inattiva, soprattutto. Me li fai vedere, regia? Però dico, per quanto riguarda i gol, credo che sia soltanto una questione di attenzione, che è quella credo che sia fondamentale, soprattutto negli ultimi minuti. Quando manca 4-5 minuti, se non metti l'attenzione giusta, rischi di subire gol, come è successo in questo caso e anche nel gol precedente. Poi credo che... Qual è, dove sta veramente l'errore macroscopico? Cioè, ti saresti arrabbiato più per questo o per quello dopo? Mi sarei arrabbiato per tutte e due, quindi non è questione di... Ma anche per questo, perché se stai vicino all'attaccante, nel senso nel modo giusto, non riesce secondo me a prendere la palla, perlomeno fai un contrasto che può evitare di prendere la palla in un certo modo per metterla in rete. Però dico, a prescindere tutto, credo che il Messina, come ha detto prima il presidente, non avendo più obiettivi, credo che il calo sia ormai fisiologico, perché quindi lancio un campanello d'allarme anche no, per le prossime partite. Ma credo partite. Che sia anche una cosa normale, perché fino a che ha un obiettivo il calciatore secondo me mentalmente è portato a fare determinate cose. Quando non hai l'obiettivo, qualcosa, anche se non si vede, però qualcosa cambia, e quindi penso che sia anche normale. Volevo chiederti, visto che lo conosci molto bene, una parentesi positiva di ieri in questa giornata amara è stato lo scorcio di partita molto vivace di Totò Cocuzza, che tanti hanno classificato malignamente, in modo cattivo, come ex giocatore per una stagione onestamente non all'altezza delle precedenti, non all'altezza della situazione. Ieri probabilmente perché sta bene fisicamente, come ha detto lui, per la prima volta in questo campionato ha mostrato ancora di avere dei numeri per poter dire la sua nelle prossime stagioni. Non è stata facilissima per lui anche a livello emotivo, però credo che ancora Totò, io ce l'ho avuto giustamente un anno, come ben sai, l'anno che abbiamo vinto il campionato, e ha fatto anche abbastanza bene. È un calciatore di grande qualità, è anche un calciatore che bisogna saperlo prendere, perché a livello caratteriale secondo me soffre il fatto di stare fuori, soffre il fatto di non essere protagonista, quindi ha bisogno anche lui di essere, come dire, coccolato. Però è un po' grandicello anche adesso. Se un po' però purtroppo ci sono calciatori che hanno anche bisogno di queste cose. Sicuramente ancora secondo me può dare anche tanto in questi campionati, quindi non credo che sia un calciatore finito. È anche vero che secondo me l'errore che Totò fa, almeno dal mio punto di vista, è andare e tornare. Secondo me lui dovrebbe trovare stimoli in una piazza altrove, un po' diversa, anche perché Messina ormai c'è stato da protagonista, ha fatto anche bene, e quindi secondo me deve trovare stimoli in una piazza diversa. E quel discorso della coppola. Lui non ha fatto benissimo dove andare, a parte l'Agragas l'anno scorso, poi non sono state esperienze indimenticabili quelle che ha passato fuori da Messina, perché lui in quei due anni
quell'anno che soprattutto che ha fatto con te, quello precedente, quando poi è andato a Marsala, se non a Mazzara, non ricordo, a metà stagione, era ben voluto molto bene a Messina, perché era stato in un momento difficile, la gente si era legata a lui, lo vedeva come uno di loro in campo, e questo probabilmente lui lo ha cercato anche nelle altre esperienze, non lo ha trovato se non l'anno scorso da Agrigento, perché c'era una situazione societaria molto molto complicata, e ha cercato di ritrovarlo sempre a Messina. Lo ha trovato in parte nell'anno di Napoli, lo ha trovato perché a inizio stagione ha cominciato bene, ha doppietta al Cosenza, altre cose buone. Quest'anno l'inizio balbettante suo e della squadra non gli hanno fatto ritrovare diciamo quell'amore della gente che forse lui si aspettava di trovare. C'è stata qualche critica, i social purtroppo da questo punto di vista sono devastanti per chi ha bisogno della coccola e invece sta lì a leggerseli, e purtroppo non è stato il Cocuzza che ci conosciamo. Leggiamo qualche messaggio da casa e poi cambiamo tema. Salutano la Correnti, Cristiana da Corbetta ti saluta, non so chi sia, sarà una tua amica che ci sta seguendo. Poi, tornando al calcio, dice questo ascoltatore: buonasera, secondo me la colpa è del comune a proposito degli impianti, perché si è disinteressata la società calcistica, magari la società ha forzato in questa settimana un po' la mano non comprando il gasolio e quindi facendo diventare una questione pubblica. Vuole sapere cosa c'è di vero, ne parliamo tra poco, sulla possibile fusione col Città di Messina. Rinnovo i miei complimenti a Pietro, grazie, un vostro assiduo ascoltatore. Poi visto e considerato perso il filo, la mia risposta: la colpa dello Stato è solo del Comune, in quanto se non hanno intenzione di curarlo, allora che lo diano in concessione pluriennale, magari con alcune clausole. Visto e considerato che l'abbandono di Prodi è ancora caldissimo, allora si mettano ancora alcune clausole sulla concessione. Poi sulla partita: buonasera, il mister Modica, quante possibilità ci sono adesso che rimane anche il prossimo anno? Dice Carmelo, un altro ascoltatore: salve, il Messina ha staccato la spina pensando al prossimo anno, sperando nel ripescaggio. Un altro ancora: non si possono prendere due gol al 90° minuto contro una squadra come la Palmese, che non mi sembra che quest'anno ha segnato tanti gol. No, ne ha segnati tanti, uno dei migliori attacchi del torneo, però questa insomma non è una giustificazione. Modica, resta o no? Allora, sabato pomeriggio il tecnico ha incontrato il presidente Sciotto nella sede della concessionaria, nella sede del capoluogo della concessionaria del Patron giallorosso. C'era stato già un vertice un paio di settimane prima, questo probabilmente il secondo doveva materializzarsi già da qualche giorno. In ogni caso sabato ci si è visto, è stato un incontro positivo, ci sono state delle promesse precise da parte del presidente. Modica ha apprezzato, ma è chiaro che poi bisognerà vedere alla prova dei fatti quello che accadrà. Una delle condizioni è la conferma di Lamazza, che per Modica è imprescindibile, così come l'organizzazione di cui abbiamo parlato nelle scorse settimane. Pare Sciotto abbia detto di sì, anche se la sensazione è che alcune di queste scelte, come per esempio quella appunto della prosecuzione del rapporto con Lamazza, non lo entusiasmino. Se mi chiedete oggi scommetti un euro sulla permanenza di Modica a Messina, ancora no, direi di aspettare, perché appunto come San Tommaso Modica attende che certe promesse trovino concretizzazione. Billè, perfettamente d'accordo con te, e come il mio solito da questo punto di vista, diciamo, non qualche numero, non faccio prigionieri, perché ora non essendo presente, diciamo, non so quelli che sono stati i toni o qual era il clima tra Sciotto e Modica, che noi sappiamo essere uniti da un rapporto di stima umana enorme, ok? Questa è la premessa dovuta. Però entrambi devono capire, qualora fossero saliti entrambi su uno dei due fosse salito su un piedistallo, che entrambi sono alle prime armi. Perché Giacomo Modica, che comunque è un uomo esperto, ha fatto una grandissima carriera da calciatore, ha fatto discretamente da vice, da allievo di Zeman, l'anno scorso allenava a Mazzara in eccellenza, e quest'anno era senza squadra. Ieri abbiamo toccato la 25esima partita con Modica in panchina, e Modica ha fatto 42 punti, è quarto con Licea, un solo punto in più dell'Ercolanese,
10 in meno del Troina, 14 in meno della Nocerina, 19 in meno della Vibonese. Se questa è la squadra più forte del campionato, questi non sono numeri da squadra più forte del campionato. È il quinto attacco, l'ottava difesa, ha fatto solamente 13 punti fuori casa, non è un ruolino da squadra che è la più forte del torneo, e ha il settimo rendimento in generale fuori casa, 12 in casa, 12 fuori e 13 in casa. Cosa mi vuoi dire con questi numeri? Questi numeri vogliono dire, partendo sempre dal presupposto che questa non è la squadra che premessa che dobbiamo fare d'obbligo ormai, perché qualunque cosa la dobbiamo premettere, che Modica si vuole garanzie, però le garanzie le deve chiedere anche il presidente. Cioè, io ti metto in mano una squadra che può vincere il campionato, tu sei in grado di farmelo vincere questo campionato? E io, presidente, sono in grado di metterti una squadra gestionale che ti faccia vincere il campionato? Si devono parlare da pari a pari, da due che stanno cominciando adesso, perché Pietro Sciotto imprenditore numero uno, Pietro Sciotto presidente di una squadra di calcio, punto interrogativo, perché è stato presidente al Gualtieri Sicaminò, è stato presidente in prima categoria, gestisce in questo momento con i fratelli la Tirrenia, che è una squadra di promozione, che è terza in classifica. Messina è un'altra cosa, Messina è un'altra cosa dal punto di vista... Insomma, mi fai capire che tu non ti strapperesti i capelli se Modica non venisse confermato. Ma io penso che gli allenatori che possano vincere il titolo di Serie D e possono saper e sappiano gestire Messina, ne troviamo tanti. Sei in controtendenza in questo, ti dico che però che quello che chiede Modica lo chiederebbe qualsiasi allenatore. L'organizzazione, i fisioterapisti, esatto, il segretario full time, il campo di allenamento con le luci, le docce calde, il direttore generale, questo lo chiederebbe qualsiasi allenatore. Cioè la base dalla terza categoria alla Champions League. Questo lo chiederebbe chiunque. Questo lo chiederebbe chiunque. Per questo mi sembrano pretese dell'altro. Si devono parlare da pari a pari. Si devono parlare da pari a pari, entrambi devono capire che stanno cominciando adesso e che se si uniscono fanno un binomio eccezionale, perché Pietro Sciotto è un personaggio, è un presidente ambizioso, Modica con tutte le sue, con tutti i suoi difetti tattici è un allenatore che ti può portare entusiasmo, e con l'entusiasmo Messina è una piazza che può ambire a palcoscenici importanti. Però si devono parlare da pari a pari. Chiaro. Mi piace questa voce in controtendenza rispetto ai più, ma insomma siamo qui anche per avere un dibattito eterogeneo. Umanamente, e per quello che ci ha fatto vedere in un paio di partite, Giacomo Modica deve essere l'allenatore del futuro del Messina. Però quello che ci ha fatto vedere in un paio di partite, perché non siamo palmi, cioè non ci sta bene, abbiamo vinto 5-0 con la Gelbison, ne abbiamo fatte 3 alla Città Novese, abbiamo dominato 45 minuti a Nocera, ci sta bene anche vincerne 8-1-0, mister, se ci ricordiamo quell'anno che Catalano insegna. Tu in Serie D, ma anche vincerne poi una 4-0 e poi un altro 1-0 e poi magari... Gaetano, che mi dici su questa considerazione che fa lui? Ripeto, sembra un po' una voce fuori dal cuore, mi piace perché... Qui è chiaro, c'è una stragrande maggioranza di osservatori, giornalisti, di tifosi che invece si strapperebbero i capelli se Modica non venisse confermato. Rispetto a quello, all'analisi di Antonio. Ma io credo che ne abbiamo parlato diverse volte qua in trasmissione. Sì. Intanto Modica è arrivato già al campionato iniziato, una squadra che lui sicuramente non conosceva e che non ha costruito. Che non ha costruito lui. Il Messina, ci ricordiamo, era ultimo in classifica, o quasi ultimo in classifica. Quindi, secondo me, ha fatto un grande lavoro, a prescindere dalle partite che ha fatto, nel senso facendo vedere del bel gioco, e altre partite che magari ha giocato un pochino meno bene. Però credo che come allenatore è abbastanza preparato, una persona molto di grande personalità. E credo che in tutto questo contesto le cose più importanti che lui vuole fare capire per poter lavorare, perché l'anno che io sono stato a Messina, per esempio, a noi non mancava nulla. E se noi cominciamo a vedere il campo, l'acqua, l'organizzazione, il massaggiatore, il dottore, c'è. Allora, se tu devi fare allenatore, devi fare allenatore. Non ti puoi preoccupare se c'è il massaggiatore o non c'è l'acqua calda o non c'è il direttore sportivo o non c'è questo. Quindi, secondo me, la cosa più importante a Messina, dico, a prescindere dal presidente, che sicuramente è molto ambizioso, è costruire prima di tutto un'organizzazione, un qualcosa che è una struttura importante, delle basi per poter lavorare in un certo modo. Perché se no, sì, si parte per vincere cosa? E poi dopo due mesi ti ritrovi punto da capo perché ti manca questo, ti manca quello, ti manca l'altro. Purtroppo i calciatori sono,
sono delle persone che vogliono essere messi, diciamo, sensibili, ecco, diciamo così, dai, capito? Ecco, sensibile, cioè se tu non li tratti in un certo modo funziona in un certo modo, perché tutti si lamentano, quindi da parte loro secondo me l'unica persona o l'unica persona non devono fare che lamentare sono i calciatori, perché giusto che sia così, però se loro non mettono queste basi secondo me a Messina non riusciranno mai a vincere un campionato. Allora ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi torniamo perché dobbiamo affrontare questa questione stadi, che poi si ricollega invece a qualcosa di lungimirante in termini di impiantistica che sta facendo una società più piccola del Messina, ma che con una progettualità seria sta centrando un obiettivo secondo me che a queste latitudini non è banale. Pubblicità. Per chiudere il discorso relativo alla giornata di ieri vi faccio vedere subito la partita dell'Igea, che ha perso direi dignitosamente a Vibo contro la capolista, e poi tutti gli altri gol di giornata, quindi la questione stadi che oggi ci preme veramente tanto. Igea Vibonese. Che sarebbe stata una gara complicata per l'Igea Virtus contro la capolista vibonese, lo si sapeva, ma la speranza era che la formazione di Raffaele riuscisse comunque a interrompere la serie negativa di due KO consecutivi alla vigilia del match. Non è stato così, perché i calabresi in casa si sono imposti 2-1 nonostante la buona partenza ospite, che ci prova già dopo pochi secondi con Kosovan, il cui tiro dal limite è centrale. Dall'altra parte risposta dei locali al sesto, il diagonale di destro di Vacca viene però neutralizzato da Ingrassia. Sempre vibonese pericolosa al 18°, prima con Dorato, la cui conclusione viene respinta da Ingrassia, e poi con Vacca che non trova la porta sulla ribattuta seguente. La squadra di casa è fortunata al 23° nel trovare il vantaggio grazie alla sfortunata deviazione di Ferrante, che corregge in rete su cross basso di Ba. L'1-0 non demoralizza l'Igea Virtus, che dopo 5 minuti va al tiro con Ventre, che su sponda di Cacorri non colpisce bene e l'azione sfuma. Il pari però arriva al 36°, corner di Kosovan e sul secondo palo incornata vincente di Biondi, che riequilibra il match. L'ultima occasione del primo tempo capita sui piedi di Cacorri, che servito da Sarcone calcia sull'esterno della rete. Nella ripresa la vibonese conquista il possesso palla, ma le azioni latitano e neanche i calci piazzati riescono a ravvivare il match. Al 35° però un guizzo di Silvestri, che risolve una mischia in aria generata dalla respinta di un tiro di Sowè, premia i locali che passano in vantaggio. L'unica reazione dell'Igea è nel colpo di testa di Messina, alto di poco, su cross di Sarcone. Termina 2-1, con l'Igea a scivolare quinta, sempre a quota 54 e con 5 lunghezze di vantaggio sul sesto posto. Grande vittoria in rimonta per il Troina, che contro la San Cataldese subisce a fine primo tempo il gol di Ouattara, chiudendo in svantaggio la prima frazione. Nella ripresa arriva il pari firmato di testa da Leiemo su cross di Bruno. Il gol vittoria che ribalta completamente la gara a 3 minuti dalla fine, con il neo entrato Fernandez Cipolla bravo a controllare in aria e a battere il portiere. Vince e mantiene la vetta al pari di Troina e Vibonese anche la Nocerina, che batte con un secco 3-0 la Cittanovese in trasferta. Dieme apre il match su calcio di rigore, prima di raddoppiare, trovando la doppietta personale che fredda Dagui su assist di Vitolo. Il gol che chiude la gara porta la firma di Bartoccini, che sfrutta un errore del portiere avversario e porta a 3 il conto delle reti. Vittoria di misura per l'Erconanese, la seconda consecutiva per 1-0. A cadere contro i campani stavolta il Palazzolo, affondato dal tap-in di Todisco dopo una respinta del portiere ospite. Bella rimonta interna del Gela, che contro il Portici vince 2-1, ma chiude la prima frazione sotto di una rete. A segnarla al 19° è Nocerino, che insacca sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa si scatena Cosenza, che prima pareggia i conti al 10° sfruttando una respinta corta del portiere, e poi al 28° incorna perfettamente battendo ancora Montella per il definitivo 2-1. Pareggiano 1-1 a Cireale e Paceco, sono gli accesi a portarsi avanti al 25° quando Aloi, su assist di Tumminelli, sfodera un gran tiro che si insacca alle spalle del portiere. A pochi istanti dallo scadere dei minuti di recupero però Lobue sfrutta un'incertezza della difesa di casa e batte Kuzmanovic riequilibrando il match. Poker casalingo per il Roccella, che batte con un sonoro 4-0 le Bolitana. Faella al 27° porta in vantaggio i locali. A inizio ripresa è subito 2-0 grazie a un penalty, stavolta siglato da Catalano. Lo stesso numero 10 dei padroni di casa poco dopo sigla il tris sfruttando al meglio una grande accelerazione di Faella.
A 7 minuti dal termine arriva un altro rigore, il terzo del match, e a segnarlo stavolta è Plescia. Quindi queste le immagini relative alle partite di ieri, leggo qualche altro messaggio, vedo giocare il Messina e mi ricorda qualcosa che ho visto molti anni fa. Le considerazioni vanno fatte in riferimento ai mezzi messi a disposizione. Per me, dice questo ascoltatore, Claudio, abbiamo fatto un giro di ritorno da Formula 1 con un'utilitaria di seconda mano e un sostegno logistico da veri improvvisati alla ribalta, dice Claudio. Un altro ascoltatore, sono tanti messaggi che ci stanno arrivando, torna indietro nel tempo, dice buonasera a tutti, dopo Francia il vuoto, una riflessione amara su quello che è accaduto negli ultimi 10 anni. E a proposito di futuro, quest'altro telespettatore dice riprendere il vecchio marchio e denominazione Associazione Calcio Riunite e unire le forze con il Città di Messina. Insomma, le opinioni sono le più varie possibili. Ma adesso, come vi dicevo, approfittando anche della presenza di un dirigente che ha costantemente rapporti con il Comune di Messina, li ha avuti in questi anni per quanto riguarda la sua struttura, volevo parlare degli stadi. Sapete della vicenda tragicomica che ha caratterizzato la settimana che è appena andata in archivio, calciatori del Messina che si sono allenati al Franco Scoglio e subito dopo il lavoro quotidiano hanno fatto la doccia senza acqua calda, perché insomma, le ricostruzioni sono state le più diverse. Il presidente si è un po' arrabbiato perché voleva che la squadra lavorasse al celeste, per lo staff tecnico non andava bene perché il fondo è duro e quindi si rischia seriamente l'infortunio ogni giorno. Allora abbiamo provato a fare un po' di chiarezza, intanto reperendo un documento che vi voglio subito far vedere, protocollato dal Comune di Messina il 9 aprile del 2018, è una lettera dell'ACR Messina firmata dal presidente Sciotto, è breve, quindi ve la leggo tutta, così vi fate un'idea di quello che è accaduto o sta accadendo. Con la presente, scrive il Messina, intendiamo sollecitare l'amministrazione a prendere in carico gli interventi straordinari da noi segnalati. In particolare richiediamo un intervento immediato dell'impianto di condizionamento al francoscoglio che contribuisce al riscaldamento dell'acqua negli spogliatoi. La nostra società non può sostituirsi all'ente in primis poiché gli impianti sono condivisi con gli uffici comunali siti presso lo stesso impianto e in ogni caso poiché gli impianti sono il luogo non nella nostra disponibilità. L'intervento diventa ormai prioritario perché obbliga la CR Messina a utilizzare ormai da mesi esclusivamente l'impianto a gasolio per il riscaldamento dell'acqua con consumi e costi gravosi e non giustificabili. Parliamo di 200 euro al giorno, che insomma non mi sembra una cifra folle per una società di calcio che si chiama Messina. Abbiamo la necessità che tutto venga ripristinato entro e non oltre la giornata di martedì 10 aprile, giorno della ripresa delle attività. Questo intervento non è avvenuto e il presidente ha deciso di non provvedere alla fornitura di gasolio e quindi le docce per i calciatori sono state rigorosamente fredde. Attenzione però alla parte finale di questa lettera che, insomma, quando ho avuto possibilità di leggerla alla fine della scorsa settimana mi ha fatto un po' sobbalzare dalla sedia. Scrive ancora il Messina: la continua mancanza di collaborazione non mette nelle condizioni di poter fare una programmazione adeguata. Prego l'amministrazione a risolvere il problema entro la ripresa dell'attività, viceversa nella giornata di mercoledì chiediamo di incontrare l'amministrazione per capire, attenzione, se sussistono le condizioni reali per un prosieguo dell'attività del Messina nei campionati federali. Per capire se sussistono le condizioni reali per un prosieguo dell'attività del Messina nei campionati federali. L'ho riletto per farvi capire esattamente cosa c'è scritto, non avete capito male. Allora, noi in questa trasmissione, mi capita di farlo anche nelle finestre dedicate al calcio su Radio Amore, abbiamo puntato costantemente l'indice contro l'amministrazione comunale, del tutto insensibile ai problemi del Messina, del calcio messinese in generale. Lo è stata negli anni scorsi, quando il Messina era in Lega Pro e l'intervento di un'amministrazione autorevole avrebbe potuto, chissà, scongiurare quello che poi è accaduto. Ma anche di recente non abbiamo visto quell'afflato che da un'amministrazione che parlava di sport sin ancora prima del suo insediamento ci si poteva attendere. E quindi, diciamo, da questo punto di vista non abbiamo nulla da aggiungere. Le responsabilità del comune, del sindaco, dell'assessore allo sport sono pesantissime. Però, caro Presidente, in una lettera pubblica noi non accettiamo che si minacci l'interruzione delle attività insieme alla Federazione del Messina se l'ente pubblico non viene in soccorso dell'ACR, appena pochi mesi dopo il suo insediamento al vertice di un club che si chiama Messina, appunto. Questa è la mia opinione, che le giro con simpatia, con affetto, ma con risolutezza. Quella chiosa finale
per me, caro Presidente, se la poteva risparmiare. Billè. L'anatema franziano. Esatto. Cioè l'anatema franziano. Dopo di noi il vuoto è da quell'anatema franziano e da quando quella, il sindaco di Barcellona, che c'era allora a Messina, non aderì all'Oto Petrucci, unica società in Italia. Sempre Buzzanca si chiama. Non aderì all'Oto Petrucci, unica società in Italia, non aderì all'Oto Petrucci e fece precipitare il Messina tra i dilettanti, non si è riuscito a trovare A, una società, B, un'amministrazione che stesse vicino a questa società, posto che poi le amministrazioni hanno vissuto commissariamenti e qualunque cosa in questi anni. Quell'ultima frase è devastante per chi sta provando a programmare il calcio nuovamente, la prima realtà calcistica della città, per i tifosi, per chi lavora per gli stessi lavoratori della CR Messina, per noi giornalisti. Cioè, per chi gli dà fiducia. Leggere che rimetterò in discussione l'iscrizione del Messina nei quadri federali. Il prosieguo dell'attività dei campionati federali è devastante, cioè non ha bisogno di ulteriori commenti. Posti tutte le ragioni che può avere il Presidente. Dico, è chiaro che è una provocazione, è chiaro che non crediamo che ci sia del vero in questa... Non ci sta secondo me qui quella provocazione, sai? Non ci sta secondo me qui quella provocazione. Perché è fuori totalmente dal contesto. Cioè non posso dirti, siccome io non ho l'acqua calda e tu non mi metti il gasolio domani, perché la lettera è protocollata il 9 e il 10 sarebbero ricominciati gli allenamenti, io il 10 voglio il gasolio. In realtà vuole la sistemazione dell'impianto di riscaldamento per evitare l'acquisto del gasolio. Mancano 3 settimane alla fine della stagione. Appunto. Cioè mancano 5, 10, 15 giorni di allenamenti. 3.000 euro. Non voglio creare un incidente diplomatico, ma mi affido alla sincerità di Antonio D'Arrigo, del presidente del Camaro, per capire come la vede. Io dico... Le colpe dell'amministrazione sono evidenti, ma non mi riferisco soltanto all'impiantistica. Ripeto, il Messina Calcio è stato abbandonato da questa amministrazione che non ha fatto quello che altrove. In generale è stato lo sport compiuto. Cittadino è stato abbandonato, perché c'è la corrente che mi ricorda, mi ricorda la mia infanzia straordinaria, di sport straordinari, due squadre di pallacanestro ai vertici della nazione, non ai vertici del campionato. Poi se diamo anche un microfono a Cristina, volevo sentirla su questo argomento perché la riguarda da vicino e è autorevolezza per parlarne. A rasi al suolo sostanzialmente. Dico, quindi Antonio... Sindaco assente, Messina abbandonato a se stesso da 5 anni, con tutto quello che è accaduto, altrove i primi cittadini scendono in campo per salvare le squadre di calcio anche dopo la dichiarazione di fallimento, penso al Vicenza, qui ce ne freghiamo come se non fosse cosa loro. Però questa lettera è pesante secondo me. Cioè tu l'avresti fatta così? No, nella maniera più assoluta. Io penso che... Per l'amministrazione sicuramente le sue colpe, ma ce l'ha in generale, non soltanto dal punto di vista sportivo, solo sugli impianti. È vero che non hanno disponibilità nelle casse e quindi non possono affrontare sicuramente i problemi che ci sono oggi. Allo stesso tempo però il Presidente, prima di scrivere questa lettera, se fossi stato io, mi sarei chiesto quando ho iscritto l'ACR Messina. Avrei chiesto delle garanzie però reali per poter affrontare la stagione. Arrivare a 15 giorni al termine del campionato e mandare i tuoi giocatori sotto la doccia fredda sicuramente non è il massimo. Quindi, tu l'avresti fatto? No, nella maniera più assoluta. Avrei preferito forse dimettermi. Dico, ma non i miei giocatori chiaramente sono l'anima della mia società, però adesso deve trovare una soluzione, che possa essere una programmazione. Noi siamo arrivati a ottenere, abbiamo ottenuto il nostro obiettivo perché ci abbiamo lavorato in questi anni, ma abbiamo servito al Comune di Messina la strada da seguire, strada che è stata adottata nel resto, in quasi tutti i comuni d'Italia.
e quindi era semplice, cioè siamo andati a prendere come si sono mossi gli altri comuni e siamo arrivati al punto di dirgli perché negli altri comuni si muovono così, perché non lo dobbiamo fare anche qui. E dopo tante battaglie ci siamo arrivati. Del tuo esempio emblematico, e spero che tanti riescano a seguirlo, tanti club, parliamo. Cristina, su questo, la tifosa, perché sei una tifosa del Messina, lo so benissimo, insomma, non ti fa un po' male vedere tutto questo? Io per parecchi anni, diciamo, ho fatto la mamma, ho fatto, diciamo, la mia professione, perché questo è il mio hobby adesso, e mi sono riavvicinata proprio perché ho pensato di voler dare un modello per questi ragazzi, di voler dare un'occasione che è fare sport come lo facevo ai miei tempi, e quindi ci siamo mossi nella società per questo, per riproporre un altro tipo, un modello diverso. Ma la cosa che mi ha lasciato attonita a ritornare in impianti, che anche a livello di pulizia penso che erano ai tempi in cui giocavo io, sono rimasti, che è una cosa senza un minimo di manutenzione. Quando vai, perché tante volte ci siamo visti anche negli uffici comunali, anche loro non sanno, c'è troppa burocrazia, vai da un ufficio a un altro, da una firma a un'altra, quello non è possibile per questo e questo non si può dare, lo vogliamo prendere in gestione anche solamente per tenere la pulizia, manutenzione, non è possibile perché è polivalente e perché vi dovete mettere d'accordo fra le squadre. Chiedi delle cose minime, noi abbiamo tutti gli impianti inagibili. E noi firmiamo sotto nostra responsabilità, se succede qualsiasi cosa il responsabile è il presidente della società. Allora, sicuramente sbaglierò, non sono una politica, non mi occupo di politica, non mi interessa, però nei posti che servono a fare funzionare una città ci devono essere persone competenti, devono avere quelle competenze. Magari una persona è competente in altro, può avere mille altre competenze, sta nel posto sbagliato, non lo sa cosa fare, non sa cosa serve a uno sportivo. Sei stata chiarissima. E hai centrato in pieno il tema. Per concludere la vicenda relativa alla storia di questo faccia a faccia comune Messina che tarda ad arrivare, ci risulta che oggi ci dovesse un incontro tra gli emissari del Messina e l'assessore allo sport Pino, che poi per un problema è stato costretto a rinviare questo vertice a domani. Vedremo se effettivamente il faccia a faccia ci sarà. A scanso di equivoci, a netto delle mie considerazioni, di quelle di Billè su quella chiosa finale di quella lettera, che non mi è per nulla piaciuta, è una provocazione, ma non ci stava neanche come provocazione. Il sindaco e l'assessore allo sport hanno precise responsabilità, non nei confronti di Sciotto, ma nei confronti delle migliaia di persone che seguono il Messina. Non vi fate illudere dai numeri dello stadio, perché sapete benissimo che sono decine di migliaia le persone interessate al Messina, sapete benissimo l'impatto mediatico che qualsiasi cosa capiti al Messina, anche a livello nazionale. Sorrido pensando alla pipì del portiere Prisco, che è finita anche sui canali sportivi nazionali, perché noi siamo il Messina. Forse a Palazzo Zanca qualcuno l'ha dimenticato, ma non è finita, perché c'è un'altra notizia che mi sento di darvi, che può essere un'iniezione di fiducia, ma se gestita nel modo giusto. Il Messina a luglio, subito dopo la famosa parentesi dei concerti, non ricordo neanche quali siano, Negramaro l'8 luglio e Vasco Rossi, forse Vasco Rossi prima, credo, del 8 luglio. Il Messina a metà luglio si ritroverà uno stadio nuovo di zecca, e quando parlo di stadio nuovo di zecca non mi riferisco esclusivamente al manto erboso, che chiaramente verrà rifatto, perché la presenza sul terreno di gioco di migliaia di persone che andranno a vedere il concerto, l'installazione del palco provocherà dei danni, quindi il manto erboso è scontato, verrà rifatto, ma verranno effettuati tantissimi altri interventi per un controvalore di circa 150.000 euro necessari all'ottenimento dell'agibilità per il concerto da 40.000 spettatori, che renderanno di fatto il Franco Scoglio nuovo di zecca, esattamente come era nell'anno 2004, quando è stato inaugurato. Nuovo manto erboso, sistemazione tornelli di tutti i settori, la sostituzione di tutti i vetri che delimitano i vari settori dello stadio dal campo, che sono vetusti, chi è andato allo stadio di recente ne ha percezione. Ripristino dei sanitari vandalizzati o saccheggiati in tutti i settori. In nessun settore dello stadio in questo momento c'è un bagno degno di questo nome.
messa in funzione dell'impianto di vigilanza antincendio, la ritinteggiatura delle aree spogliatoie e zone limitrofe. Chi non va negli spogliatoi non sa di che cosa stiamo parlando, ma vi assicuro che è necessaria, parlo dei corridoi, insomma le zone limitrofe, riqualificazione dell'area catering e delle cucine, disastro, foresteria che conosciamo tutti, revisione dell'impianto elettrico, sostituzione neon in tutti i settori, la sostituzione delle lampade fulminate delle torri faro, gli interventi di scerbature, esterni stadio, parcheggi, pulizie straordinarie. Insomma, il 10 luglio il Messina avrà uno stadio nuovo di zecca. Aggiungiamo che tutti questi lavori, Pietro, furono fatti 2 anni fa, se ricordo bene, o 3 anni fa, dopo dei concerti, ci fu Jovanotti quell'estate, non ricordo se sono stati 2 o 3 anni fa. Tutti questi lavori furono fatti 3 anni dopo, siamo non all'anno zero, ancora indietro. E mi dai un assist, perché ho voluto elencare esattamente tutti gli interventi che verranno effettuati, perché stando così le cose, con il sistema di vigilanza che c'è, o meglio non c'è attualmente allo stadio, alla ripresa del campionato o comunque della stagione ufficiale rischiamo di trovarci con uno stadio simile a quello di oggi, perché se non c'è una vigilanza continua H24 per mere questioni di carattere economico, i 1000 euro da pagare al custode, sprecheremo tutto questo ed è inammissibile. Quindi A, amministrazione comunale, B, in subordine Messina, tenete conto con largo anticipo che il 10 luglio vi verrà consegnato uno stadio nuovo di zecca, preserviamolo, a maggior ragione se, come speriamo, ci siano le possibilità di un ripescaggio in Lega Pro. Ultimissimo aspetto, celeste, no? La società insiste molto su questo discorso del celeste, in modo ingenuo? Non lo so, in modo coraggioso? Non lo so, questo lo diranno i fatti. Investimenti importanti sono necessari per renderlo eventualmente agibile per delle partite di calcio, ma questo eventualmente sarà un onere che ricadrà sul club. Certo è inammissibile che gli enti preposti non abbiano dato ancora una risposta su questo argomento all'ACR che lo chiede da mesi. Non so se l'abbia fatto secondo i crismi, con il percorso burocratico giusto, ma insomma i media servono anche a amplificare, no, delle istanze che arrivano da portatori di interessi. E quindi dite al Messina cosa serve per il celeste. Serviranno poi interventi per 300-400 mila euro? Sciotto non li vuole fare, sarà un problema suo anche in termini di credibilità nei confronti della città. Ma intanto una risposta va data. Giusto, Darrigo? Detto sì, bene? Sì, perfettamente. Mi fai aggiungere una cosa dietro? Sì, prego. Dal 10 luglio, il 10 luglio noi avremo un'amministrazione comunale nuova, oppure no, allora dovesse essere riconfermato Renato Accorinti come sindaco, da 15 giorni. Per cui questo dovrebbe essere un argomento primario, o se non primario, secondario, diciamo secondario perché è sempre, stiamo parlando sempre di un gioco, della campagna elettorale dei 28 candidati sindaci che abbiamo. Quanti ne abbiamo? Giù di lì. 35. Cioè, invece, al di là degli specchietti per le allodole fatti sui social network da qualcuno che dice daremo in gestione lo stadio alla prima società, nessuno nei fatti sa di che cosa sta parlando. E questa è una cosa che mi fa una paura matta. Io l'ho detto nelle scorse puntate, spero prima della fine di questa stagione televisiva di fare una mini inchiesta per inchiodare sul tema tutti i candidati sindaco, ma non con promesse mirabolanti o espressioni generiche, cioè ci devono dire concretamente qual è la loro idea di stadi, qual è la loro idea dei rapporti tra un comune e una società di calcio, la prima società di calcio della città. Ora una breve pausa pubblicitaria e poi finalmente ci occupiamo di un modello positivo. No, ci occupiamo di un modello positivo, perché anche qui qualcosa in termini di impianti convincente si può fare. Lo farà a partire da una settimana il Camaro, vi mostreremo alcune immagini che ci fanno capire come tutto è possibile anche dalle nostre parti. Pubblicità. Dovete sapere che io ho nel cuore il Camaro perché ho cominciato a fare questo mestiere seguendo appunto la gloriosa società dell'allora presidente Chiofolo, e quindi mi fa piacere stasera parlarne. Lo abbiamo fatto poco, devo dirvi, nell'arco di questa stagione, per una serie di circostanze, ci sono stati
dei problemi logistici per gli ospiti che avevamo invitato. Stasera con il presidente, prima di parlare di quello che è il loro fiore all'occhiello, vale a dire l'impianto, quello che diventerà un gioiello da qui a poco, volevo fare un po' il bilancio di questa stagione da neopromossa. Ieri avete vinto e di fatto ipotecato, anzi di più, perché l'ultima partita insomma è una formalità, la qualificazione ai playoff, che era il vostro obiettivo di quest'anno, giusto? Mentre possiamo vedere le immagini proprio della gara di ieri a Rosolini. Ah, è stata una stagione che ancora non è terminata, ma una stagione che fino ad oggi ci ha reso veramente soddisfatti sotto tutti i punti di vista, sia la prima squadra che manca un punto per la matematica per affrontare i playoff, sia per il settore giovanile dove abbiamo centrato i playoff con tutte le categorie. I giovanissimi domenica andranno a giocarsi la finale playoff, i juniores sono nella fase regionale, nella fase finale regionale, giochiamo domani a Terme Vigliatore, gli allievi hanno fatto i playoff, purtroppo siamo usciti alla prima partita, però è stata una stagione strepitosa. Senti, Camaro rinato da 4 stagioni, subito il ripescaggio dalla seconda alla prima categoria, poi 2014-2015 vittoria della prima categoria, 2015-2016 salvi in promozione, 2016-2017 la vittoria nel campionato di promozione, 2017-2018 i playoff di eccellenza. Cosa c'è dietro questo club che, forse è questa una delle chiavi di lettura, mi sembra abbia un forte radicamento nel territorio, almeno a giudicare, domenica sono venuto a vedervi con il Città di Messina, anche dalla rete, no, di aziende medio-piccole che vi supportano, no? I famosi cartelloni pubblicitari che mancano a Sciotto. C'è un grande lavoro fatto in questi 4 anni con una squadra con grandi competenze che lavora 365 giorni l'anno, perché il calcio si fa 365 giorni l'anno, mi piace questo, quando ci sono i campionati in corso, che ha portato chiaramente i suoi frutti. Fin da 4 anni fa, quando siamo partiti in questo progetto insieme a Pasquale Rando, ci siamo affiancati con persone che comunque nel settore erano ben strutturate, e quindi abbiamo lavorato tutti assieme per arrivare all'obiettivo che quest'anno siamo riusciti a... Io ritengo veramente una stagione incredibile. Per farvi capire quanta voglia ci sia di fare bene per la città in generale da parte di questa società, di questo gruppo di lavoro, voglio raccontarvi, lui magari lo smentisce, ma mi risulta sia vero, un piccolo aneddoto relativo alla scorsa estate, quando si stava per consumare il dramma del Messina e loro insomma mostrano disponibilità, dice: se possiamo dare una mano per salvare questo patrimonio del professionismo, lo diamo, no? Questo a proposito del fatto che poi gli steccati vanno messi da parte, il Messina e il Messina, no? Me la confermi questa cosa? Sì, vero, questo è vero. Quando siamo stati convocati dall'amministrazione comunale per capire quale poteva essere il futuro, noi ci siamo messi a disposizione dicendo che nonostante avevamo veramente lavorato tanto, avevamo messo a disposizione il titolo della nostra squadra, che era quello d'eccellenza. Io dicevo anche prima, no? Quando ancora il Messina di Proto, diciamo, sembrava potesse salvarsi, e, insomma, abbiamo avuto degli incontri per capire, però la situazione era disperata. La situazione era disperata, ma a prescindere da questo, la Serie C, parliamo di professionismo e ci vuole veramente tanto. Se c'è già un gradino di differenza tra eccellenza e Serie D, non parliamo della Serie C. Assolutamente. E in tutto questo, in 30 secondi, e lo chiedo anche a lui che lo conosce molto bene, quanto pesa l'esperienza e il carisma di un uomo come Randa all'interno di questa società? Il 99,9%. Catalano? Stiamo parlando di Pasquale, lo conosco da una vita, siamo grandi amici, oltre che siamo stati anche avversari come allenatore, quindi è una persona, secondo me, di grande qualità, una persona molto... molto posata, una persona che lavora in silenzio e alla fine raggiunge gli obiettivi come li sta raggiungendo insieme a tutta la società del Camaro. Allora, questo gioiello nel Marullo di Bisconte, noi abbiamo delle immagini rendering, si dicono in gergo tecnico, che vi mostrano come diventerà il Marullo di Bisconte. Dovete sapere che il Camaro è stato capofila per 3 anni di un comitato di società
che si occupava appunto di gestire il campo con canoni di affitto annuali. Poi è arrivata questa gestione, no? Per 15 anni con la vittoria del bando, che vi consente di fare cosa? Spiegacelo Antonio, noi stiamo vedendo delle foto e chi ci ha giocato come me, come Antonio, nelle giovanili o in terza categoria, non riesce a comprendere come il Marullo possa diventare questo. Questa gara ci porterà a gestire l'impianto per i prossimi 15 anni. C'erano chiaramente dei paletti, perché era una gara mista che doveva garantire l'ammodernamento dell'impianto, sia dal punto di vista del terreno da gioco, dove verrà installato l'erba sintetica di ultima generazione, sia della messa a norma dello stesso impianto, dell'ammodernamento dell'impianto elettrico, delle tribune. Verranno installati, anche se non c'era richiesto, due nuovi spogliatoi amovibili, verranno ristrutturati tutti quelli che sono esistenti, per un totale di 5 spogliatoi, e cercheremo di creare anche altre attività che possono essere di supporto chiaramente all'impianto. Quali? Ma noi abbiamo un progetto che sia quello di fare all'interno anche un centro medico di riabilitazione. Che sia a supporto delle società che si appoggiano al Marullo, perché è vero che ci siamo noi lì dentro, in questo momento ci stiamo occupando dell'investimento, ma è anche vero che ci sono anche altre società che giocano lì dentro, dalla promozione, seconda prima categoria, seconda categoria e anche tornei amatoriali. E abbiamo l'idea di che un centro all'interno che possa essere di supporto sia per le visite mediche che per la riabilitazione degli atleti, e non aperto soltanto agli atleti che sono lì, ma all'intera comunità, potrebbe essere... Senti, una domanda, quando intanto verranno ultimati questi lavori orientativamente? Stiamo partendo con una settimana d'anticipo, anzi con due settimane, con una settimana d'anticipo, sì, perché erano previsti all'inizio lavori il 2 maggio e invece partiremo lunedì 23 aprile. Dovremmo completare entro il 15 luglio, ma siamo convinti che... Tempi svizzeri, anche in questo... Siamo convinti che potremmo farlo anche il 30 giugno, anche perché il 23 luglio ci sarà già una manifestazione, sarà un campus del Real Madrid dedicato al settore giovanile, e quindi dobbiamo correre. La sapevo questa cosa, quindi sono messo bene, l'ufficio comunicazione con amicizie, e quindi questa cosa non mi sfugge, anche nella direzione generale. No, volevo chiederti, una volta ultimati i lavori, questo campo sarà omologato chiaramente per le partite di eccellenza, ma eventualmente si può giocare anche la Serie D? Sarà omologato fino alla Serie D. Fino alla Serie D? Sì. E il fatto che ci sia erba sintetica ovviamente può consentire un utilizzo importante, parlo durante la quotidianità, banalizzo. Se il Messina ha un problema di impianti di allenamento e decide di contattarvi e trovare un accordo con voi per allenarsi lì, potrà farlo senza creare alcun problema né al campo né al Camaro né alle altre squadre che ci giocano, giusto? Assolutamente sì, e verosimilmente non solo l'allenamento, ma fondamentalmente potrebbe anche giocare una partita della Salinga lì il Messina senza alcun problema. Così come in città di Messina, dico che dobbiamo ricordarci che comunque siamo nella stessa serie. Assolutamente, assolutamente. Lì c'è un percorso ovviamente da seguire, vedremo quali saranno gli sviluppi, però hai fatto bene a considerarlo. In questo momento la tribuna con questo tipo di lavori sarà omologata per quanti spettatori? Allora, la tribuna avrà un'omologazione per 500 spettatori. Avete in mente di aggiungerne un'altra? È vero che avremmo possibilità di aggiungerla dietro tutte e due le porte. Quindi però, potenzialmente a quanto si può arrivare? Io penso che si possa arrivare tranquillamente a 1000 persone, sì, senza nessun problema. Per noi non c'è la necessità, quindi dico resteremo così in questo momento. Ma non è da sottovalutare che in un prossimo futuro potremmo anche fare questo ragionamento. Le due tribune aggiuntive sarebbero dietro le due porte, per intenderci, sì, sì. Sia lato collina che lato strada, sì, per capirci. Sì, sì. Ecco, vedete come se si vuole si può. Questo chiaramente è un obiettivo raggiunto dopo tanto lavoro.
però credo che dietro una soluzione del genere ci sia non soltanto la capacità ma anche la voglia di impegnarsi, perché certo non costerà 2 lire tutto questo. Dammi una cifra, ecco. Mi dicono che sono fissato con i soldi, quanto costerà? No, dico, questa è una cosa che alcune volte è stata tra virgolette sorvolata, ma chiaramente la ristrutturazione dell'impianto è tutta a carico nostro. Quindi aggiungo io come giusto, come poi avete poi la gestione, 15 anni, funziona così, no? In teoria no, non funziona così, nel senso che gli altri comuni non si sono mossi così. Noi l'investimento è tutto a carico nostro, sono a carico nostro tutte le utenze, mentre gli altri comuni... Quanti soldini? Ecco, l'investimento complessivo a quanto ammonta? Intorno ai 600.000 euro. Ecco, 600.000 euro in una città come Messina non è una cifra banale. Assolutamente. Quindi questo amplifica i vostri meriti. Ci sono state strade che permettevano tramite i comuni comunque di poter rimodernare gli impianti, passando anche da alcuni fondi anche a fondo perduto. E quindi c'era la possibilità. Ma tornando al discorso di prima, alla grande brillantezza sul tema della nostra amministrazione, diciamo forse. Ma era inutile perderci tempo. Io guarda, per chiudere, collegandomi anche a Cristina, perché come diceva lei, spesso ci siamo incontrati negli uffici ad uscire pazzi. Io penso che il prossimo assessore allo sport dovrà fare una cosa fondamentale. Quale? Nominare degli esperti anche a titolo gratuito. Ma magari è solo però lui. Per ogni disciplina sportiva. Perché io chiaramente posso avere un'esperienza dal punto di vista calcistico, ma non posso capire cosa ha bisogno Cristina chiaramente per il basket, così per il baseball e quant'altro. È chiaro che non voglio difendere l'assessore Pino, però credetemi, le molte volte che sono stato a contatto con lui non ha soltanto l'incarico dello sport, ha anche altri incarichi con problemi enormi. Non ho citato infatti l'assessore Pino, ho parlato di amministrazione comunale, perché comunque se ci tieni allo sport devi sapere che la però delega deve essere anche unica, noi unica dobbiamo persona. Abituarci a non lamentarci sempre, a cercare di trovare soluzioni, fornirgli delle soluzioni e instradarli dove l'amministrazione poi ti possa aiutare. Se partiamo col concetto che noi non facciamo niente e aspettiamo che l'amministrazione ci faccia tutto, mi pare che sono stato chiaro prima. Sì, sono assolutamente d'accordo con te. Bene, intanto penso vi siate fatti un'idea precisa di quello che accadrà da qui a breve. Abbiamo saputo appunto che si può giocare anche la Serie D all'occorrenza, campo d'allenamento eventualmente anche per la prima squadra a disposizione. Peraltro i vostri rapporti sono buoni, mi pare, con il Messina, anche col Città di Messina? Sì, certo. E quindi insomma porte aperte come giusto che sia. Rapidissimamente, in 30 secondi, il prossimo turno della Serie D e poi chiudiamo con il calcio e ci tuffiamo nel basket. Ecco le partite che attendono gli sportivi: Ebolitana Vibonese, Gela Cittanovese, Isola Caporizzuto Roccella, Nocerina Gelbison, Paceco Troina, Palazzolo di Gia Virtus, Palmese Erconese, Portici Acireale e San Catanese Messina. Messina che deve riscattare una pesante sconfitta casalinga nella gara di andata. E invece le tre grandi: Nocerina con la Gelbison, abbiamo detto, la Vibonese a Eboli, il Troina col Paceco. Chi rischia di più? Nessuno, Gaetano. No? Nessuno. Per tutte e tre facile vincono tutte e tre. E quindi Antonio all'ultima giornata aspettiamo la squadra che farà lo spareggio con la Vibonese. Chi tra Troina e Nocerina farà lo spareggio con la Vibonese? Sì, Troina e Nocerina ricordiamo che si affronteranno all'ultimo turno. Grazie. Ti aggiungere una cosa velocissima. Sì. Un giorno a breve la città capirà e ringrazierà il Camaro per quello che ha fatto al Marullo, l'aver donato alla città quel gioiello, che lo è già adesso per quanto sia vecchio, forse negli anni la città lo capirà, quello che ha fatto oggi il presidente D'Arrigo, che ha fatto Pasquale Rando e che ha fatto il Camaro. Supporto la tua analisi dicendo che mi meraviglio come se ne sia parlato così poco. Per questo mi è sembrato doveroso già una settimana dall'inizio dei lavori evidenziarlo. Ma oggi se il Camaro, la prima categoria, la promozione hanno voce è merito di Messina nel pallone, non mi piace incensarmi. È così. Perché per il resto c'è un silenzio che fa spavento e non se lo merita il Camaro, non se lo merita il Rocca Guelfonia che fa la terza categoria, non se lo merita la VGS Luce, non se lo merita la Juvenilia, né nessun'altra realtà che danno luce calcistica a questa città e tolgono dalla strada tanti ragazzi. E peraltro al di là del calcio, un gruppo imprenditoriale che mette 600.000 euro sul tavolo non è facile trovarlo da queste parti. Grazie Antonio, grazie Gaetano, grazie Pietro, Antonio ti aspetto prestissimo, spero sia stato piacevolmente in nostra compagnia.
E dopo la pubblicità, appunto, la storia del basket messinese, siciliano, italiano. Cristina Correnti. Il focus di Contropiede stasera è dedicato al basket femminile, a una leggenda del basket femminile, Cristina Correnti. Grazie per esserci venuta a trovare. Cristina, che abbiamo fatto intervenire prima anche durante il dibattito relativo agli impianti, in quanto parte coinvolta, è accompagnata da una rappresentanza dei ragazzi delle varie squadre della PCR, sì, perché la società storica della famiglia Correnti è ancora in vita, per un certo numero di anni non è stata affiliata alla Federazione Pallacanestro, adesso ha ricominciato questa avventura. Prima di parlare del presente dobbiamo tornare indietro di qualche anno, perché anche tanti tifosi del Messina, no, in quel periodo fantastico hanno sposato, no, il vostro progetto. Ricordavamo quel palazzetto pieno, stracolmo di persone con tifo da calcio, perché approfittando magari anche del fatto che in quel periodo il Messina non andava benissimo, la passione si riversò sulla pallacanestro. Un momento indimenticabile, irripetibile, una missione impossibile quella che eravate riusciti a centrare in una città come la nostra, che non ha avuto mai grandissima attenzione verso gli altri sport, no? Esattamente, diciamo che è stato un periodo d'oro, è stato un periodo d'oro in cui anche la pallavolo, avevamo la mangiatorella anche di pallavolo, no? Ma il basket, diciamo che comunque ha sempre avuto una grandissima tradizione a Messina, è esploso, soprattutto femminile, perché diciamo che più si è attratti in genere dagli sport maschili. Invece noi siamo riusciti a fare questo miracolo di appassionare tantissime persone. Fai conto che molti dei ragazzi, certo, i figli, sono i figli dei tifosi o amici che ancora ricordano, e quindi diciamo che è stato un momento d'oro, magico, un momento in cui comunque la città per la prima volta si è aperta ad altro, perché è, diciamo, tradizionalmente calcistica. A proposito di impianti, mi ricordo, mentre stiamo vedendo delle foto di alcuni momenti particolari della tua carriera, mi ricordo che in fretta e furia il Pala Tracuzzi fu adeguato, no, alle dimensioni che il campionato nazionale richiedeva, no? Segno che, insomma, quando c'è la spinta della città, le amministrazioni alla fine devono intervenire. Diciamo che era una situazione diversa. La promozione arrivò il 1° maggio del 1994 e non avevamo un impianto in tutta Messina che potesse, diciamo, ospitare la 1. E quell'estate ricordo mio papà ogni giorno al campo a controllare questi lavori, perché non voleva giocare, diciamo, fuori casa. La prima la giocammo a Reggio Calabria, però la seconda di campionato in casa riuscimmo a giocare a Messina. E si spesero tutti, un'intera città spingeva. Una squadra fortissima, le due americane, Gillom e Lawrence, esatto. E poi la Play da Pra, se non ricordo male, Adamoli, e poi le bombe della Correnti, no? le bombe della Correnti che chiaramente mandavano in visibilio le migliaia di persone che affollavano di domenica il Pala Tracuzzi. Ci fu anche la Caffè Barbera, no? La Rescifina, che si unì a questo campionato nazionale di Serie 1, le semifinali Scudetto, no? Indimenticabili con la Comense, no? Tanta roba. Chi le ha vissute ricordandole non può non avere la pelle d'oca. Guarda, io ti dico che ho capito l'importanza di quello che abbiamo lasciato a Messina, come ricordo, di quello che abbiamo fatto in genere, solo negli anni successivi, quando magari andavo in giro e non pensavo neanche la gente si ricordasse. E invece tantissime persone, lì ho detto: ma allora abbiamo fatto veramente qualcosa di bello, perché la cosa più bella che rimane è il ricordo di un qualcosa di magico, cioè quello ti accompagna una vita. Scusatemi, perché questo ragazzino lo seguiva veramente, è proprio bravo, no? Bravissimo. Tanto è raccomandato, perché comunque lo zio è un mio caro amico, quindi diciamo. A proposito di raccomandazioni, devo dire che come dire, sulla base di una feroce meritocrazia, non c'è mia figlia, non c'è mia nipote in questa tribunetta, che sono tesserate della PCR. Perché la PCR poi a un certo punto finì, almeno? Allora, la PCR finì nel momento in cui ricominciò il calcio.
Paradossalmente, quello che aveva tanto, tanto a Messina, quando rientra la cosa, comunque il primo amore, l'amore più grande, tutta l'attenzione si spostò lì. Quindi, piano piano, sia gli sponsor, le situazioni economiche, chiusemi prima la PCR e successivamente la rescifina. Quindi, e poi cosa avete fatto? La società è rimasta in vita, ma non l'avete più affiliata. Esatto, la società è sempre rimasta in vita, però abbiamo fatto, diciamo, altro. Io giocai 2 anni alla rescifina, poi andai a Taranto, dove ho vinto, diciamo, tutto quello che si poteva vincere in Italia, e poi mi sono dedicata, diciamo, alla mia professione, a finire un mio percorso, perché comunque io vado a compartimenti stagni, cioè c'è una cosa, mi dedico al mille, poi un'altra, volevo una famiglia, la mia professione e tutto. Adesso? Adesso si è ripartiti, sì, 2 anni fa, sì, 2 anni fa ho deciso di riattivare, di riaffiliare la PCR alla FIP. Ho iniziato con un gruppo di ragazzi e veramente, diciamo, partiva come femminile, però poi sono arrivati anche i maschietti e diciamo che la cosa è diventata subito importante. Già il primo anno era difficile anche la gestione, che era era iniziato un attimino così più in sordina. Poi quest'anno, grazie anche alla collaborazione con Alessandro Padi e Franco Padi, che hanno unito i loro ragazzi, hanno creduto in un progetto che non significa avere una propria identità e basta e rimanere piccoli, ma abbiamo voluto tentare di unire le forze, di iniziare un progetto che sia di crescita per i ragazzi, per tutti gli istruttori. Quanti siete oggi? Sui 150. Non poco, insomma, dopo non appena un anno e mezzo, due anni di attività. Fascia d'età? Dai 5 anni ai 14 anni, maschile e femminile. Quindi la PCR, che storicamente è una società femminile, diventa adesso una società sia maschile che femminile. È la di cosa, genere, insomma, ma la cosa più bella per me è che siamo famiglia, come era PCR. Io penso che un grande progetto, da un grande progetto sia imprescindibile dal fatto di essere un'unica famiglia. Perdonami, vedevo il logo della società, non so se i nostri camera l'hanno già inquadrato sulle maglie, che documentano questo obiettivo, esatto, questo desiderio, il cuore con i ragazzi che giocano, esatto, a basket, no? Ecco. Qualsiasi cosa senza passione, senza cuore, non porta a un risultato. Quello che cerchiamo di dare ai nostri ragazzi è un'opportunità, che però deve partire dall'amore per quello che si fa, dalle regole, e l'opportunità che stiamo dando con Alessandro, con Franco, con Fabio, con Rossana, con Giulietta Borgia e con soprattutto la collaborazione con quello che secondo me è il numero uno in Italia, Gaetano Gebbia. E quindi questo testimonia quello che noi vogliamo dare a questi ragazzi. Ecco, prima di parlare di Gebbia, perché sta cosa mi interessa, sì, risultati già ne avete centrati, perché poi nello sport, sì, tu lo sai, si deve vincere. Esatto, insomma, noi abbiamo vinto al primo anno di Under il girone di Messina dell'Under 13 maschile. Adesso ci scontreremo con il girone, con l'amicizia del girone provinciale, con gli esordienti sempre maschili, facciamo il competitivo. Esordienti fascia d'età? 10-11. Siamo secondi in provincia, un girone provinciale, e sempre giochiamo contro gli svincolati di Milazzo, quindi siamo sempre lì prime e seconde e siamo molto contenti di questo risultato. Facciamo anche il campionato provinciale con gli Aquilotti, quindi fascia 8-9 anni, abbiamo tutte le categorie sia maschili che femminili, abbiamo i pulcini sia maschili che femminili, che sono 5-6 anni, scoiattoli, libellule. Stiamo cercando di dare una continuità, non è semplice perché abbiamo ovviamente come problema degli impianti. Voi dove vi allenate? Noi siamo un po' sparsi, abbiamo vari punti. Zona abbiamo nord, so che vi allenate nella palestra della scuola San Francesco, della scuola elementare, quella piccola, che ad oggi risulta, diciamo, non può soddisfare, intanto agibile, poi non soddisfa più le nostre necessità perché siamo ingranditi. Quindi vi siete spostati. Siamo alla Tommaso Cannizzaro con un gruppo Pulcini, sempre la palestra è un pochino più piccola, quindi ci dedichiamo là fino ai bambini di 9 anni. Siamo a San Clemente, dove guidano Alessandro e Franco Padi, e il gruppo a Gravidelli, dove abbiamo, diciamo, sia che è un vero palazzetto, che è un vero palazzetto, e dove facciamo i gruppi under che fanno i campionati. Senti, parlavi prima di Gebbia, sì, chiaramente c'è un progetto dietro la rinascita della PCR, qual è?
Allora, noi partiamo quando decido di riaffiliare la PCR, mi pongo un problema. Sono un'ex giocatrice, quindi non è detto che riesca a fare bene solamente giusto, perché sono un'ex giocatrice, giusto, quindi decido di chiamare il numero uno. Sei ex nazionale, consigliere federale, quindi ho un punto di esperienza, ce l'hai. Però penso che se vuoi ambire al massimo devi sempre porti delle domande e dire sono in grado, e allora devi rivolgerti a quello che tu pensi che sia il meglio per imparare. Quindi mi rivolgo a Gaetano e gli chiedo di darmi una mano a costruire un qualcosa di competente, non vincente, perché il vincente non è l'obiettivo fondamentale. Prima cerchi di capire cosa devi costruire, come lo devi costruire, come lo devi improntare, e poi tutto viene naturalmente. Quindi vi chiedo di attenzionare, di istruire anche gli istruttori, di capire da lui, perché lui è la pallacanestro. È la pallacanestro che ha dato risultati in tutta Italia. Lui. Hai il sogno, magari recondito, lontano, di avere fra qualche anno anche una squadra di senior, una prima squadra, oppure è un capitolo chiuso definitivamente? Allora, ti rispondo, il mio primo sogno è avere un impianto mio, come il collega del Camaro. Esatto, e su questo stiamo già... Dacci qualche anticipazione. Non dico dopo perché sennò qui abbiamo delle idee, stiamo cercando di... Una struttura reperire nuova, oppure prendere una struttura e sistemarla, cioè farvi una palestra nuova vostra? Sì, perché io ho chiesto già di poter avere, come ha fatto lui, diciamo, una struttura, è difficilissimo, ci sono troppe squadre, una è polivalente. Vabbè, la dovete fare da voi. E ce la dobbiamo fare da noi. E questo è in progetto, sto cercando anche delle persone che si vogliono avvicinare alla PCR per iniziare a costruire qualcosa di importante. In questo momento quello che io noto, tutti pensano che la cosa importante sia per una squadra in Serie A o in Serie B, quello è un percorso successivo. La cosa importante è creare qualcosa che sia un punto di attrattiva per questi ragazzi, che faccia vedere che c'è qualcuno che vuole dare un'opportunità e che loro possono cogliere questa opportunità, fare una cosa fatta in maniera seria per un futuro, e poi da questo, dalla passione, se hai da la struttura puoi crescere, poi cresci. La PCR non nasce da un anno all'altro, dice la PCR. Ricordiamo l'acronimo, PCR sta per Polisportiva Cestistica Riunita. Me lo ricordavo. E quindi noi siamo partiti dalla C, e in quel gruppo uno o due di Messina, unito poi ad altri che sono venuti, sono arrivati in Serie A. Quindi quello che io mi auguro per questi ragazzi, innanzitutto, che riusciamo a dargli dei valori sportivi, che riusciamo a dargli delle regole, che riusciamo a staccarli da quello che è un mondo virtuale e riportarli con i piedi in un mondo reale, che è fatto di sacrifici, che è fatto di condivisione. Da questi valori arrivi a quello che è una cosa importante. Io dico a loro, io non ho mai fatto una gita, non sono mai andata in discoteca quando ero giovane, ho fatto delle rinunce che non erano rinunce per me, perché la passione. La passione, ed è quello che ti muove ed è quello che ti fa arrivare. E oggi è più difficile trasmetterla questa cosa ai ragazzi, no? Però gli devo dire, guarda, io devo dire che sono molto molto contenta di tutti i miei gruppi, di tutti i genitori che fanno tanti sacrifici, che capiscono e vedono i nostri sforzi, e noi vediamo e comprendiamo i loro. Siamo secondo me una famiglia, quindi a loro li coccoliamo, li amiamo, però siamo anche esigenti. Senti, caratterialmente, per potenzialità fisiche e tecniche, senza farmi il nome, c'è una Cristina Correnti in nuce nel tuo secondo gruppo? Me ci sono delle ragazze che sono più forti, più dell'età, forti della Correnti dell'epoca? Sì, secondo me sì. Io ho iniziato a giocare tardi. La crescita, loro sono molto piccole, diciamo che la crescita loro la vedrai fra 2 anni, anche i ragazzini adesso, fai conto che noi, quelli più grandi che abbiamo qualche 2004 e poi siamo tutti al 2005 in giù. Dalle ragazzine abbiamo una 2004, una 2005 e poi dal 2006 in giù. Siamo piccoli, però già ci comportiamo bene, io ho grandi aspettative.
Bocca al lupo per quello che fai, non ci hai voluto dire dove farai la palestra, però lo scopriremo. Volevo ringraziare ancora una volta Alessandro e Franco Pati, perché credo che in quello che io ho visto a Messina sono state le forse persone più lungimiranti, hanno scelto per i loro ragazzi un progetto e questo fa onore. Unire e non dividere. Esatto, esattamente. Purtroppo... Tra l'altro Alessandro anche qua che si nasconde. Purtroppo a Messina sembra una rarità, però esatto. Lo potete Mia. Fare l'applauso, lo potete fare l'applauso se volete, fatelo. Allora. Fare sistema, sembra una chimera a Messina, ma è l'unico modo in una realtà fragile economicamente per portare avanti dei progetti come quello di Cristina. Grazie alla Correnti. Grazie a voi. E in attesa di brillanti risultati, vi salutiamo tutti ragazzi. Ci sono anche i tuoi figli, li possiamo anche la ragazza, la seconda, Lara. Quella più alta. E vabbè, poi li diciamo tutte: Giulia, dai. Lara, che è mia figlia, l'altra Giulia, Asia, Carola, Andrea, Renato, Francesco, Camillo, Carletto, Samuele e Gabriele. Va bene. Grazie a tutti voi, grazie ai genitori che hanno pazientemente aspettato la fine di questa trasmissione che torna come sempre lunedì prossimo alle 21. Buonanotte, linea al telegiornale.